ringrazio tutti i nuovi, tutti quelli che ci hanno scritto nell'arco di questi 2 mesi e che hanno voluto farci l'onore di entrare nel coordinamento. Siccome il nostro obiettivo, direi, è da una parte quello di arrivare alle istituzioni nazionali per far sentire la nostra voce, che dovrebbe essere sempre più importante, perché più siamo, più noi rappresentiamo una massa critica significativa. Cioè, voglio dire, ci sono milioni di cittadini italiani che patiscono i problemi della movida, milioni sono. Purtroppo non si esprimono come si esprimono i giovani attraverso Facebook e altri media. Io avevo lanciato un'ipotesi a tutti che arrivava da Milano ed era quella di filmare contemporaneamente in ogni città o nel maggior numero di città nostre serate particolarmente feroci. La voglia di vedere che cosa succede, si sintonizza sul sito e si accorge di che cosa sta succedendo. Ecco, questa era una delle idee che avevamo lanciato a Milano. Quindi in sostanza studiare delle ipotesi che noi possiamo fare in contemporanea in tutta Italia. Questo è da studiare, perché questa è un'ipotesi, poi c'è l'ipotesi ognuno di noi invitare il proprio sindaco a una notte movida e cercare di farlo contemporaneamente nella società. Non è facile, ovviamente, perché ognuno di noi ha di fronte poi dei politici di un certo tipo. Non parlo politicamente, ma proprio umanamente, no? C'è chi prende di più a cuore questo problema, chi lo rifiuta, chi dice che va benissimo, eccetera, eccetera. Ah, e poi c'è un'ultima cosa, ultima, il questionario. Vi ricordate che a Milano avevamo parlato di un questionario sulle problematiche generate dalla movida, che avevamo fatto a Torino quando abbiamo fatto il convegno su malati di movida. In ogni città, voi rappresentanti, dovreste attivarvi per cercare il maggior numero di persone possibile disponibili a compilare questo questionario. Tenetene conto, perché questo può essere un elemento forte da presentare alle istituzioni, perché lì ci sono proprio, è documentato, cioè sono i cittadini proprio, è la voce dei cittadini. Quindi se siete d'accordo, io poi ve lo ricorderò mandandovi nei messaggi, raccogliete il più possibile gli indirizzi email e ce li mandate. Un problema di emergenza nazionale che ha aspetti multipli, che ha delle complessità notevolissime e che richiede una forte capacità di organizzazione, di rappresentanza e di tematiche. Nessuna delle questioni, compresa quella del rumore, che noi affrontiamo tutte le notti, si esaurisce in una norma o in un piccolo problema. Sono tutte questioni che hanno una trasversalità di collegamento e normativo e di problematiche e di aspetti sociali e di aspetti economici, con un dominante che tutti noi possiamo tranquillamente riconoscere in 2 aspetti. Una occupazione del territorio illegale, un uso illegale degli spazi, una devastazione del tessuto urbano, una frammentazione della socialità. Ve la riassumo solo così, perché è inutile che ci dilunghiamo i problemi che tutti noi affrontiamo, ma o abbiamo in mente questa complessità o noi abbiamo una grande capacità di informazione reciproca, ma una non sufficientemente efficace capacità di pressione e ottenimento di un risultato. Credo che tutti voi, nelle vostre città, sappiate quanto è fatica e quanto, nonostante ci sia una dedizione totale volontaria, sono scarsissimi i risultati, sono scarsissime le risposte da parte delle istituzioni e segnatamente delle istituzioni locali, che pure nell'ordinamento italiano sono state intestate del compito di stare vicine ai cittadini.
1990 è arrivato e approdato un processo di riforma nazionale, istituzionale, importantissimo, che aveva 30 anni di lavoro. 30. E dal 90 a oggi, noi abbiamo oggi che teoricamente abbiamo una vicinanza ai cittadini, teoricamente abbiamo dei procedimenti partecipati, una trasparenza recente dell'anno scorso, procedimenti partecipati si stanno muovendo negli ultimi anni, ma guarda caso le nostre domande hanno una enorme difficoltà nel dare una risposta. La domanda è: pensiamo noi che possiamo andare avanti solo sulla base di un sito? Io credo che il sito abbia una funzione essenziale, ma che nessuna organizzazione si regge, ma che il mondo è il mondo se non ha regole che la disciplinano, persone che si assumono visibilmente la responsabilità di condurla, un minimo di base economica di partenza per funzionare, delle responsabilità e un campo di attività che non si smonta il giorno dopo, ma ha una visione sufficientemente equilibrata, sufficientemente lunga, da non dover essere ritoccata il giorno dopo. Questo statuto richiede una lettura accurata, sicuramente è perfettibile tutto, ma sono anche convinta che semplificazioni di contenuto non solo non servono, ma rischiano di complicare le cose. E questo non perché io ami la forma e le formalità, ma perché le regole sono esattamente la base che ci consente di funzionare. Se abbiamo bisogno di un po' di mesi, io sono d'accordo, in cui le persone che si impegnano a lavorare si incontrano davvero, poi si scambiano via mail, ma si incontrano almeno due volte. Quindi sono contenta di poter mettere a disposizione, sulla base di un totale impegno. E siccome è un impegno volontario che tutti noi stiamo donando alla città e alle città d'Italia, lo stiamo donando all'Italia perché il problema che stiamo affrontando non è nemmeno di possibile, è un problema di grande civiltà, di grande futuro del nostro paese. Ecco perché abbiamo bisogno di uno statuto forte, non leggero, e di uno statuto riconoscibile da chiunque. Sui contenuti vi rinvio alla lettura attenta e anche a una lettura coordinata delle norme, perché le norme, per esempio, quando si propongono le modifiche bisogna tenere presente che si leggono a incrocio, non si ne legge un pezzetto dicendo questo. Poi si fanno le proposte che allora sono utili e costruttive. Allora, io sono pronta a rivedere se c'è questo lavoro comune, se c'è una disponibilità di almeno 3-4 persone su scala nazionale, ce l'abbiamo, se stabiliamo quando ci incontriamo e se a ottobre ci rivediamo con un lavoro già finito. Siamo testimoni, ognuno di noi è testimone. Se ciascuno di noi parlasse ci direbbe filmati che fa, fotografie, eccetera. Facciamo un film. È fuori discussione, l'abbiamo sentito qua, sono due ore che ci... Qualcuno dice che qualcosa è ottenuto, però il grosso è risultati deludenti. Questo ci ha portato a decidere di alzare il livello e portare a livello di azione a livello nazionale, quindi l'altro aspetto, livello nazionale. E cosa dobbiamo fare a questo livello nazionale? Dobbiamo cercare di fare un organismo di pressione, in italiano chiamiamo pressione, poi qualcuno può chiamarlo lobby per l'amor di Dio, ma un organismo di pressione sulle istituzioni a livello nazionale. Perché? Perché bisogna definire appunto che capiscano l'importanza di tutelare la nostra salute, lo capiscono intimamente, politicamente, e che poi arrivino anche poi addirittura a rivedere i regolamenti o rivedere le regole, a rivedere le leggi per garantirci ciò che oggi non è, la salute dei cittadini, per garantire gli interessi vari, più vari dei cittadini, per cittadini metto anche i giovani, tutti, e l'integrità del territorio. Questi tre aspetti devono essere aspetti che devono essere portati e devono essere il motivo della pressione sulle istituzioni, ovviamente locali, ma la novità anche che i media devono poter capire, la novità
di livello nazionale. Allora, per preparare quelle che saranno queste, chiamiamole pressioni ancora, abbiamo pensato, si è pensato, prima di me, perché io non ho partecipato fin dall'inizio a quella costituzione di questo nuovo raggruppamento, prima di me si è pensato a delle grandi aree tematiche, io le ho un po' verificate, e che avessero che scopo? Aree tematiche che magari anche spezzettate, però adesso per schematizzare le abbiamo fatte in cinque, possono essere prese in carico da gruppi di lavoro con buone competenze, con buona volontà, quindi con capacità anche di mettere a disposizione tempo e competenze, che possono essere delle piattaforme su cui basare queste nostre azioni di pressione. Sto parlando in termini un po' generali, se non è chiaro. Queste aree tematiche, grandi aree tematiche, sono state appunto raggruppate, c'è di tutto, le regole a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, i paragoni con le regole che sono state usate, che si usano anche all'estero in situazioni analoghe. L'altro gruppo era stato creato, pensato interessantissimo, quello della salute delle giovani generazioni, e anche qua in termini di salute io vedrei dentro anche l'ultima idea su cui io sono perfettamente d'accordo, delle politiche culturali e degli spazi da destinare da parte dei comuni per le politiche sociali, culturali dei giovani, ma dentro c'è anche quello che riguarda la droga, l'alcol, la cultura in generale dello sballo, insomma. Un altro gruppo di lavoro molto grosso, la salute dei residenti, e qui dentro è molto palese, la base è quello che abbiamo già detto tutti, è il sonno, la possibilità della quiete, la possibilità di non cadere in fasi di depressione o di esasperazione. Poi c'è un quarto, che sono gli interessi generali dei residenti. Per generali intendiamo le ricadute urbanistiche, intendiamo i valori immobiliari, prima è stato menzionato il discorso, la sicurezza che è spesso messa in crisi da certe notti o da certi comportamenti di gente che vive di notte. Infine, il discorso della tutela dei beni storici e culturali. Sono un patrimonio così grande, così vicino a noi, così che ci augureremmo che fosse vicino a tutti, così importante per poter essere goduto, è così importante per formare anche noi, anche alla mia età, ma soprattutto i giovani. Quindi anche questo qui è un quinto gruppo di grandi temi. Però per poter fare questa pressione che tutti vogliamo fare, noi abbiamo bisogno di agganciare a livello locale, sì, ma l'abbiamo già fatto probabilmente, ma a livello nazionale agganciare i mass media. Dobbiamo trovare la maniera di tenerli agganciati, di sollecitare la loro informazione, la loro attenzione, in qualche modo scioccarli. Dobbiamo in qualche modo, mentre noi prepariamo tutti i nostri studi, prepariamo tutto quello che vogliamo poi proporre di costruttivo all'istituzione centrale, ma intanto bisogna far sentire al Paese quello che è il plus di questa nostra azione, quello di esserci messi insieme a livello nazionale. Questo dobbiamo poterlo ricordare, sollecitare, e certamente non con qualche cosa di blando o di monotono. Bisognerà trovare la maniera di fare delle cose, uso un termine esagerato, scioccanti, che ci permettano nei mesi a venire o negli anni a venire di tenere sempre alto questo livello, perché nel momento che noi andremo a sollecitare ufficialmente un ente locale, voi
una Camera dei Deputati, voi il Presidente della Repubblica, però io vorrei, ho finito qua con me, sono due tipi di gruppi di lavoro, i gruppi di lavoro a tema che devono studiare, preparare, portare avanti una base su cui fare tutte le nostre azioni ufficiali e una serie di gruppi di lavoro definiti, inventati sul momento, no sul momento, ad hoc, su certe azioni particolari che io reputo necessarie se vogliamo essere forti quando andiamo a parlare con le amministrazioni. Non possiamo illuderci di andare a parlare con l'amministrazione senza aver dietro un terreno già vangato dai mass media o qualche cosa che ci possa supportare, che possa dire, ah sì, quelli lì sono quelli che hanno rotto le scatole per questo. Ecco, io volevo portare a conoscenza della Cratera una legge recente del 28 aprile 2014, la numero 67, all'articolo 2,2 depenalizza il 659, cioè il reato degli articoli per i rumori molesti. Ecco, questo sarebbe un danno gravissimo. Per quale motivo? Perché se si passa alle sanzioni amministrative, come la legge stessa stabilisce, previste dalla legge sull'inquinamento acustico della 447, si va delle stupidaggini, multe di poche centinaia di euro. Uno che ha un locale che ha un fatturato tipo una media azienda artigiana, e chiaramente gli conviene fare tutto il caos che vuole e pagare le 500, eventualmente i 1000 euro di contravvenzione e fare quello che vuole, perché questo gli consentirà un profitto ben superiore all'importo della contravvenzione. Ecco, qui ci vuole veramente di far sentire, perché il provvedimento poi dovrà essere adottato, il governo poi dovrà attuare il provvedimento. La legge è passata la 67 del 28 aprile 2014, articolo 2,2, abolisce il 652, il 659 e altri, abolisce le penalizze. Sì. E quindi questo è importantissimo come comitato, ecco, vedo un sintomo, cioè proprio il lavoro di lobby che hanno fatto con i piloti. Questa è una cosa bellissima, perché noi a Torino avevamo fatto, da 2 anni abbiamo avuto il coordinamento torinese, no? Delle associazioni. Adesso loro fanno il coordinamento regionale, che è un passo importantissimo, proprio perché va nell'ottica di contattare le varie città ovviamente della regione e potersi riferire al coordinamento nazionale attraverso, speriamo, un rappresentante della regione. Perfetto. Siamo rientrati 5 giorni fa con mia moglie Stefania, che è qui dietro con la nostra mascotte, dalla Namibia. Nel nord della Namibia, in un villaggio sperduto a Ongula, che è nell'Ovamboland, quasi al confine con l'Angola. In questo villaggio di capanne c'è una capanna adibita a pub, fra virgolette, dove c'è un giradischi. Il giradischi può suonare fino alle 10 durante la settimana, la sera, per 2 ore. Il sabato può suonare fino a mezzanotte. Se l'ispettore locale del villaggio sente musica 1 minuto dopo le 10 o mezzanotte, il locale viene chiuso per sempre. Alla prima. Passa. Francesco Mancuso, il Comitato della Cittadella della Città per la Vita di Pisa. In merito a questa notizia dell'ordinanza del prefetto che è entrata in vigore da 15 maggio scorso, mi preme dire che non è il primo anno che questa ordinanza viene emanata, abbiamo avuto già questa esperienza l'anno scorso. Col prefetto noi, differentemente da altre realtà che vedo più difficili da quello che sento, abbiamo avuto modo di essere, diciamo, aprire un dialogo, siamo stati ricevuti
Pisa ha la caratteristica di una movida annuale e una movida stagionale. La movida annuale è quella che interessa essenzialmente i quartieri a nord della città, Santa Maria e San Francesco. C'è una zona veramente, la possiamo definire tranquillamente una zona franca, che è quella di Piazza delle Vettovaglie, una zona dove spaccio, alcol, ogni tipo di attività, risse, bottigliate sono all'ordine del giorno, e quello è un tessuto nel quale si è assistito a una modifica delle attività commerciali. Quella era la piazza delle Vettovaglie, perché lì c'era il mercato, ora ci sono tutti i negozi, tutti i pub locali e quant'altro, e quella è la movida, diciamo, annuale. La movida stagionale invece è quella temporanea, che interessa appunto gli argini dell'Arno, le famose spiaggette, che sono allestite dal 1 giugno alla circa metà settembre, e contro le quali abbiamo combattuto ormai da anni, riuscendo a portare a casa dei risultati. Il problema in quei casi sono i concerti live, che sono già amplificati dalle apparecchiature acustiche e ulteriormente amplificati dagli argini dell'Arno, che fanno la cassa di risonanza e quindi espandono il suono in una maniera allucinante. Io che sto su Lungarno, le stanze che danno sul fiume di fatto sono invivibili. Pensate solo che mia sorella, che fino all'anno scorso studiava per medicina, si assentava regolarmente nel periodo estivo, trasferendosi in un'altra città addirittura. Tornando all'ordinanza, come dicevo, non è nuova. Abbiamo avuto noi anche delle morti da movida, nel senso che negli anni passati, e si spensa, ma non accade anche quest'anno perché comunque è un qualcosa di drammatico, abbiamo assistito a morti per cadute dagli argini dell'Arno. Cioè, sostanzialmente, il primo fu un ragazzo spagnolo a cui fu trovato in sede di autopsia un tasso alcolemico spaventoso, che sotto appunto l'effetto dell'alcol si era addormentato lungo sul muretto dell'argine. In un movimento, naturalmente, è rovinato a terra, c'è un'altezza di 6-7 metri, la morte è stata immediata. Così come altri casi di gravi o meno gravi di trauma. L'ordinanza in sé sembra, anche l'ho visto insomma anche dai commenti che sono stati fatti su Facebook, eccetera, che diciamo possa essere una soluzione. In realtà comunque non risolve purtroppo il problema. Non lo risolve perché comunque non è vietata la somministrazione dell'alcol, lui è vietata nel contenitore in vetro dalle 22 in poi, ma si può uscire dal locale con i bicchieri in plastica, oltre al fatto che c'è un giro di abusivismo, di smercio abusivo di alcol, che sostanzialmente colma quello che eventualmente l'ordinanza va a limitare. Quindi è pur vero che è sicuramente un segno di un'attenzione delle istituzioni, attenzione che bisogna dircelo sinceramente, non è naturale, è un'attenzione indotta, è stata un'attenzione indotta dagli anni dalle nostre attività. Cioè, Pisa, senza questo tipo di azione che noi abbiamo fatto, poteva essere tranquillamente una situazione come quella descritta da altri di voi, cioè totale indifferenza verso questo problema. Quindi è sì uno strumento, però diciamo dal titolo di giornale a quello che succede in strada a Pisa bisogna colmare con l'informazione, insomma. Ma se noi cominciassimo a querelare il sindaco perché stiamo male, perché non dormiamo, cominciamo a fare delle azioni di querela al sindaco perché non tutela la nostra salute pubblica, vedreste che probabilmente questi signori raddrizzano le cose, perché è un muro di gomma. Abbiamo parlato prima, quando c'era Renzi, lui delegava all'assessore, abbiamo incontrato Nardella, che è etero diretto. Signori, è un muro di gomma, ci respirano, ci dicono di sì, ci ricevono, ci danno relazione e poi fanno il che gli pare. A me sembra la vera bomba atomica che risolve molti dei problemi. Come si fa a fare in modo che tutti i prefetti d'Italia si allineino sul concetto che nelle zone, a Milano stanno per fare un regolamento per cui le nostre zone in cui operano i nostri comitati sono definite rosse, cioè dal punto di vista della somministrazione
saranno soggette a regole nella concessione delle licenze molto restrittive. Quindi come si fa a fare in modo che questa organizzazione si faccia parte diligente affinché l'ordinanza di Pisa venga replicata da tutti i prefetti nelle zone in cui esiste questo tipo di concentrazione? Perché una volta stabilito che l'asporto dopo le 22 è vietato, a Londra è alle 21 per esempio, in America è 24 ore, esatto. E tutti questi assembramenti che creano il rumore antropico, tutta la situazione indisciplinata che vediamo tutte le notti, si riduce di molto, perché noi non vogliamo far chiudere i locali ormai ci sono quelli. Dobbiamo fare una netta distinzione fra quello che è l'attività di somministrazione indoor e quella che è outdoor, perché indoor possono andare avanti fino alle 3 e ubriacarsi all'interno dei locali, ma daranno poco fastidio a chi sta sopra le case, mentre togliere la gente dai marciapiedi dopo le 22 mi sembra fondamentale. No, un piccolissimo contributo su questo argomento. La nostra esperienza bolognese, in particolare dell'Associazione Santo Stefano, ha dimostrato l'assoluta inutilità di fare dei reclami, dei ricorsi all'istituzione, al comune e quant'altro. Adesso noi stiamo difendendo attualmente una nostra associata, la quale ha un problema terribile con un circolo privato che già nell'interno dei locali, un tipo particolare di locali, dopo 2 anni di sollecitazione ai vigili urbani, cioè, che non sono serviti assolutamente a nulla, si è decisa finalmente di fare un'azione legale privata, assumendo un avvocato e pagandolo nei confronti di questo locale, richiamandosi ovviamente alle leggi esistenti. Noi come associazione diamo il nostro appoggio e abbiamo cominciato con un articolo di 4 colonne sul Maggior Quotidiano Bolognese. Speriamo che da questo possa sortire un risultato. Un'associazione a livello nazionale forte, strutturata, consente anche ai singoli partecipanti di usufruire dell'ombrello protettivo che un'associazione forte e strutturata esprime e comporta. Quindi fondamentalmente questo va a vantaggio proprio di ogni singolo partecipante, che poi ci sia il singolo, come ho visto da statuto, che vuole anche aderire, va benissimo, certo questo andrebbe ulteriormente precisato e specificato, ma con Sarenella già abbiamo valutato anche questo aspetto, però l'ombrello protettivo di un'associazione forte è imprescindibile. Ultimo punto, l'intervento che ha fatto il signore Di Lucca, che adesso di cui non ricordo il nome, guardate che ha detto una cosa per tutti voi e per tutti noi devastante, cioè il problema che depenalizzino l'articolo 659 del codice penale, penso che sia la cosa più grave che è stata detta oggi. Cioè, badate bene, con la depenalizzazione dell'articolo 659 vengono paralizzate tutta una serie di iniziative che possono essere più o meno efficaci, ma che comunque creano uno strumento di pressione forte nei confronti di questi locali che non rispettano la legge. Cioè, se noi ad esempio a Casale recentemente abbiamo depositato 5 denunce per violazione dell'articolo 659, dico per tutti l'articolo 659 del codice penale, è quello che tutela il riposo delle persone e la quiete notturna, diurna, però diciamo così che a noi interessa fondamentalmente, cioè tutti siamo qui più che altro per un problema, diciamo che inizia diciamo dalle 8-9 di sera e arriva fino alle 5-6 del mattino, ed è solo eccesso, e quello è l'unico baluardo che abbiamo, cioè qui addirittura lo depenalizzano, ma quello che dovremmo fare noi adesso, ci sono 18 mesi di tempo perché vengano promulgati i decreti attuativi, è quello di fare pressione al governo perché uno non lo depenalizzi, ma semmai venga potenziato questo articolo 659 che è diciamo nel codice penale disciplinato tra le contravvenzioni, non è un delitto, è una contravvenzione, quindi di fatto è sanzionato in modo meno grave rispetto a quello che è un delitto. Però è l'unico baluardo che abbiamo, perché badate bene, questo è un percorso che è ancora poco praticato, ma se noi riuscissimo ad avere delle sentenze anche di primo grado di tribunale che condannano il titolare di un locale per violazione di questo articolo,
ci sono anche i presupposti per ottenere delle, dei provvedimenti cautelari, dei provvedimenti cautelari che determinano la chiusura, ma dei provvedimenti cautelari penali, quindi molto più invasivi, che determinano la chiusura di questo locale, seppur in via provvisoria, ma, ma possiamo farlo. Se invece questo articolo viene depenalizzato, non è uno strumento, ci spuntano un'arma che comunque tutto sommato è piuttosto incisiva. Certo, bisogna applicarla e seguire tutte le vicende che comportano, perché poi i tempi di reazione della giustizia ovviamente sono lunghi. Noi abbiamo depositato le denunce adesso, i risultati li vedremo probabilmente, non lo so io, quest'inverno o magari in primavera. Però se si instaura un procedimento penale c'è anche la possibilità per il comitato della zona di costituirsi parte civile, chiedere un risarcimento danni. Chiedere un risarcimento danni in uno di questi locali significa comunque creargli della pressione addosso, un risarcimento danni che potrebbe essere sia per danni morali, sia, e questo mi riallaccio all'osservazione che veniva fatta prima, sia per danni eventualmente anche, diciamo così, biologici. Però per questo è chiaro che la cosa è molto più complicata, perché bisogna poi avere relazioni medico-legali che attestino l'assoluta correlazione tra l'evento e... Comunque, dico, ecco, l'ultima osservazione, poi mi lascio, quindi l'emergenza adesso è combattere contro la depenalizzazione dell'articolo 659. L'ultima cosa è, attenzione, anche a livello di comunicazione, qui si cercano sempre di fregarci, perché io, quando abbiamo fatto un'uscita con una conferenza stampa sul giornale locale di Casale, ho precisato, guardate, che non esiste da nessuna parte sancito il diritto al divertimento, perché adesso, oggi, tutti continuano a dire che c'è il diritto al divertimento. No, attenzione. Non esiste, ma neanche nella Costituzione è stabilito il diritto al divertimento. È tollerato. Semmai è sancito un diritto, previsto dal codice penale, che è il diritto al riposo e alla salute. Semmai c'è una facoltà di potersi divertire, ma questo sempre nel limite del rispetto dei diritti delle altre persone. E il diritto che noi abbiamo è quello del riposo. Ed è un diritto sancito dal codice penale, non è un diritto che ci siamo inventati noi. Il diritto al divertimento è un diritto che si sono inventati per cercare di giustificare tutto. Il nostro sindaco, quando sono state sollevate queste questioni, cosa ha detto? Ma io devo far divertire i giovani. Esatto. Allora, se tu vuoi far divertire i giovani, ti metti un naso finto, vai al circo e li fai divertire. Ma il sindaco, il primo dovere del sindaco è tutelare tutti i cittadini, ma tutti, non i giovani. Per questo che il problema è quello. Quindi vi ribadisco, la centralità, secondo me, di tutelare la fattispecie penale dell'articolo 659, perché se no ci dire che il 659 si configura intanto a carico del titolare dell'esercizio pubblico, che ha la responsabilità anche di quelli che stanno fuori dal locale e schiamazzano e disturbano, quindi i titolari non potranno venire a dire ah, ma io rispondo solo di quelli che sono dentro. No, non è vero, la Cassazione dice che sono responsabili di tutti quelli che sono fuori e che schiamazzano. Secondo, è un reato di pericolo, cioè potrebbe anche in astratto non configurarsi l'effettivo disturbo, ma se la condotta di quelli che stanno fuori e schiamazzano è astrattamente idonea a disturbare un numero indeterminato di persone, poi magari le persone disturbate in realtà sono solo due poveri anziani che abitano sopra, ma se la condotta è astrattamente idonea a disturbare un numero indeterminato di persone, il reato si configura lo stesso, è un reato di pericolo, è una protezione fortissima, però va coltivata e soprattutto non va detto.